Ok, intanto sistemo qua il microfono. Sì, da stuardo va bene. Ok, hello e benvenuti in questa nuova live di Axel Axolotto. E beh, come diciamo potete vedere qua probabilmente da sotto il titolo della live, sì. Vedo l'ora di provare Holocure, il nuovo fangame di Hololive. Dio santo, proprio blind run totale, non so cosa mi aspetterà. Non so come ti gioca, non so come ti, non so niente. Io, intanto, tipo qua, aspetto un attimo, un secondino. Ok, intanto starto, vedo qua come va. Ok, fammi chiudere. Dio santo, aspetta, ok, devo soltanto tipo trovare qua. Ok, sì, me la prendo. Ah. Gesù Cristo, quanto è grande lo schermo, fammelo rimpicciolire e si può mettere a schermo intero? No. Non si può tenere a schermo intero? Dio santo, che merda. Vabbè. Io lo butto verso di qua. Ok, io la tengo 6 per così, sperando che non... Oddio, la chat box non dovrebbe dare fastidio messa là sopra. E intanto proviamo, vediamo qua come va. Ah, tasto invio, ok. Vabbè, nome del player. Mettiamo quello del canale, tanto ci sta. Tanto non penso, diciamo, tipo ci siano le grasse cose al... Oh no, l'account è già stato preso, come tipo per Minecraft, perché qualcuno si è chiamato così, non so che cazzo si chiamerebbe con questo nickname, tranne me, però qualcuno, qualche furbetto c'è stato, quindi vediamo qua com'è, display del player's name. Ah, ok. Vabbè sì, fammi mostrare. Che magari così tipo riesco a giocare pure con i miei amici. Ah, quindi così mostra. Ok, start. Vabbè, con un game. Ok, vabbè. Un gioco no profit, perché sennò qua la cover corp gli incula sangue pisto. Ah, oddio, l'intro, figa! Vabbè, no, vabbè, qua più che altro penso sia tipo la storia di Hololive. Vabbè, come penso che qualcuno tipo probabilmente tipo boh, adori anche me. Vabbè, ma le forze del mare. Ah, quindi praticamente sono diciamo le cattive? Ah, quindi diciamo ci sono state le forze del mare che hanno diciamo fatto il lavaggio del cervello ai fan, adesso dobbiamo salvarli. Oddio, diciamo che oddio, forse diciamo a quel livello là da fanboy c'era solo uno, il resto penso tipo boh, gente che ho collaborato o qualche segaiolo che mi seguiva su Shanty e basta. Voglio anche vedere qui qua se si può giocare da pad. Da tastiera, perché se con le freccette io mi sparo, perché non so se possiamo già detto come ho le freccette in live, però mi sa che l'avevo detto, mi sa che no. Setting, non ci sta un pad, per favore fatemi settare il pad. Ah, ok, ah no, però aspetta, no, no, ok, non me lo setto più piccolo qua, full screen, volume, visual effect, ma tengo così almeno tipo posso vedere pure la chat. Volume, ok. No, mi sa che non c'è sta. No, non c'è sta, vaffanculo. Mi sa che io qua me la prendo in dersecchio. Mi sa che me la prendo in dersecchio per giocare, però ci provo. Dai, io. La cosa più hard, penso ancora di più di giocare a coso, a Deltarune con le freccette che ho, che praticamente sopra e sotto è una freccetta unica. Non so chi sia il genio del male che ha deciso di farlo in sta maniera, però il grande genio del setup l'ha fatto così, stonks. Posso giocare? Allora. La pistola, 3 proiettili in avanti, soltanto orizzontalmente. Ok, il tridente attacca, diciamo, frontalmente. E a medio raggio, quanto è bella cura. Che cura, aspetta, qua cura media. Oddio, Ina, Ina che praticamente, cioè, muovi i tentacoli, mi pare i cosi, mi pare gli starmi, porca troia, che bella. Spara tentacoli. Ah, e li spara di fronte.
Ok, vabbè, spada, corto raggio. Un attimo, intanto vedo un attimo qua gli altri 65. Oddio, lei praticamente è tipo un tank. Oddio, e poi c'è Calliope, che io devo dire che Calliope è la mia preferita, quindi non so se prenderlo. Un mio amico mi ha consigliato di no. Però potrei provarci, non so se tipo mi resta per sempre. Ok, vabbè. Ok, quindi questo qua, tanto frontalmente questo qua è, diciamo, un semicerchio. Io ci provo. Se defeat the last boss to complete the stage. Oddio, io ci provo così. Ok, ho le freccette e la Z per attaccare. Ok, quindi così attacco. Ah, oddio, ma fa pure da solo? Ma io non sto premendo Z. Boh, non so perché mi fa da solo quando vedo i nemici. Non so perché fa da solo. Oh, gioco, prendimi le hitbox. Non mi prendere hitbox? Oh, premo Z non mi fa. Vabbè. Dai, PC, non mi devi laggare proprio adesso. Io non so perché ogni tanto tipo mi lagga. Oddio, qua intanto si è formato un orgione della Madonna. Oddio, penso sia per questo qua che diciamo che. Se però non mi attacca, mi attacca in ritardo, partono da soli gli attacchi. Boh, non so se tipo devo caricare come funziona, se lag. Io intanto tipo qua. Oddio. Oddio, ho sbloccato. Cosa posso prendere? Vabbè. Ok, livello 2, The Reaper, vabbè, gli occhi da sole. Oddio. Ah, oddio, no, no, io voglio. Oddio, aspetta, cosa fanno questi con gli occhi da sole? 100 px, take. 20% extra damage. Ok, e mentre invece queste qua sono le corna di Choco. Che belle le corna di Choco. Quando un target è sconfitto, c'è solo il 20%. Ah no, c'è il 20% della cura dei 500 HP massimi. Oddio, io mi curo, no? Io prendo questo qua per la cura. Oddio, sì, vabbè, sei mezzo bloccato. Non so perché tipo ogni tanto va a scatti e un po' si blocca. Mi sa che in live questo gioco qua non si può portare, mi sa che va un po' di merda. Oltre che tipo, non so perché va in automatico, la Z non serve. La Z non serve a un cazzo. Perché sto spammando la Z e non va. Oddio, no, si è formata. C'è troppa fila. Non mi attacca! C'è un'orda di polli! C'è uno stormo di polli! Non mi fa attaccare! No, mi sa che non. Mi sa che. Oddio. Perché quello stormo di Takanashi Kiara faceva laggare così tanto? Stupidi lavoratori del KFP andate a lavorare da qualche altra parte. Ok, lascia di Suisei la Psycho X. Lancia un'ascia che fa una spirale from the player. Ok, che gira attorno al giocatore. La morte. Shed swing again. Questo è defeat, non boss target. Ok, io qua mi prendo questo. Oddio! Bellissima la cosa di Suisei, l'ascia dello psicopatico. Dello suicopaf. Oh, boh. Quanto è figo. Cazzo. Si sta esplodendo il PC. Dove tipo di utilizzare più cose qua per. Che posso dire? Più mesa RAM, comunque più potenza per far girare sto gioco. Livello 2. Ok, tanto qua mi potenzio pure questa. Oddio. Non so che cazzo fare. Non me li fa sconfiggere. Sono troppo forti. Ah, ok, no, no. Oh, mi hanno lasciato stata libera? E però. Cos'è? Che cos'è sta roba? Oddio,
Ah, ok, ho scoperto che c'è il menu. Allora, mi sa che posso potenziarmi le cose così. Oddio, però lagga troppo, non mi attacca. Non mi attacca, c'è troppa gente. E non riesco a campare manco un minuto così, però, Gesù Cristo. E andate via. Perché come conta 1,50? Cioè, probabilmente sta giocando pure da di più. Probabilmente per il lag qua manco mi conta i secondi bene. Biggie Biggie PM, Pyman. Che cazzo è? Workaholic. Fa per ogni cosa sconfitto. Ok, per ogni. Ok, target sconfitto. Aumenta l'attacco di 2%. Per 5 secondi del 40%. Ok, dai, aumentiamo qualcosa qua, vediamo come va. Se riesco a sconfiggere qualcosa, c'è una bomba, c'è un qualcosa che non mi fa. Non mi fa attaccare. E non mi fa attaccare. Non so perché mi partono in ritardissimo gli attacchi. Sarebbe fattibile, però mi sa che mentre non sto in live perché il mio tostapane non me lo permette. Cioè, mi permette di renderizzare e animare la roba in 3D, però i giochetti di merda non me li fa giocare. Non lo so perché. E io dovrei poter potenziare le mie armi, gioco. E si è formata. È una mega orda. Ok. Ok, sono riuscito a scappare, perfetto. Vai. Ok, adesso tipo vado qua, proprio a cazzo duro. Eh sì, vabbè, c'è lo scheletro. Devo andare proprio a cazzo duro. È una bomba che esplode facendo danno ai nemici circostanti. Allora mi potenzio quello. Intanto qua mi riempio di roba. Ma se mi devo avvicinare di più ai. Cazzo fa? Ah, ok, ogni tanto me le lascia, perfetto. Oddio, non è male. Ok, questa qui cosa posso fare? Ok, non so come ho potenziato qualcosa. Sono il fottuto Grim Reaper, porca troia. Vai! Attacca! Gioco! Gioco, cari! Gioco, puoi caricare! Grazie, grazie, grazie! Bomba al momento giusto. Questo è grande lavoro di culo. Questo è grande lavoro di botta di culo. E del potere di Suico Puff. E però qua non mi attacca. Ok. Oddio, però non mi faceva muovere verso il basso. Lag un po' a merda, però dai, diciamo che non è così male. Ma non riesco a fare danno al boss. Non ho capito bene con cosa mi attacca. Ho ammazzato qualcuno, scatola. Apriamo. E col team di Facchireta e le corna livello 2. Figata però, c'è tutte quante le musichette. Che poi tipo quella là della intro era diciamo la classica cosa là dello Shiny Smiling Stories. Sono tipo quelle piccole chicche che tipo, boh. C'è tutte le musiche, le cose, le citazioni del nostro gioco strafigo. Morite shrimp bastardi. Che penso che tipo sta cosa qua degli scheletri. Oddio, ci stanno i takodachi, ci stanno i fottuti takodachi. Attimo, vedo qua se abbasso un attimo, ok. Ci stanno i takodachi. E le corna, la morte, le cuffie. Dell'1%, 15% to get one hit. Ok, quindi posso rimandare indietro i nemici. Utile.
Ok, sì, però mi prendo più che altro quella lì che mi aiuta a far fuori sti cazzo di nemici di merda, quelli piccoli. Però tipo penso che sta cosa qua, della prima cosa qui con gli Shrimp e gli scheletri, comunque i Deadbeats, sia tipo la citazione alla canzone di Gura e Calliope. Poi non so perché adesso ci sono pure i Takodachi. Hoia, hoia. Mascherina? Aumenta il danno del 30%. No, preferisco. Mi aumento. Ok, così. Meno nemici, uguale più fluido. Tanti Takodachi armati. No, dai, ma che cazzo sono dei vichinghi? Che cos'è? Ma pure che Chiara, non adesso, Chiara. Chiara. Hai detto che il meme doveva morire, hai detto che quel cazzo di meme doveva morire, Chiara. Tutto da Godaci. Ah. Più che altro se non va a scatti riesco pure forse a farli fuori. E più che altro però attacco e la hitbox non va. Ecco, chiatta. Ok, adesso però tipo con l'ascia di Suse è tutto più bello. Per quello che so hanno messo pure i BL che praticamente Yaoi utilizzava sui Saber per esorcizzare i fantasmi in casa sua. Ok, dai, dai, faccio fuori sti cosi. Ok, vai. Dai, ti devo fare, ti devo ammazzare tutti. Cioè, mi sento in colpa ad ammazzare i fan, cioè, sono un po' come me, non vorrei ammazzarli. Che diciamo uno dei motivi per cui sono un VTuber appunto è loro. Cioè, se non fosse esistito loro live non mi avreste mai visto in live. Non diciamo sotto questa forma, ma poi non mi avreste mai visto in live. Cioè, è bello sapere che gente così ha potuto ispirare coglioni come me a fare live. Dai, 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 dai. È fortissima quest'ascia. Oddio, l'Ubership di Watame. Allora, ogni 20 secondi. Food will drop. Also increase food drop chance. Ok. Aumenta lo spawn di cibo. E muori, stupida gallina. Oh mio Dio, la statua di Iago. Iago. Ma cosa fa il tempio di Iago? Ah no, è solo una statua, non ci posso interagire. Ti prego, esplodi, esplodi, esplodi. Grande taco, daci. Grande taco, grande taco. Per favore, big taco. Don't kill me. Don't kill me, Big Taco. Sono io, i secondi passano molto più lentamente rispetto a quelli nella vita vera. Ok, invece tipo, però di alcuni di loro live tipo Acciama, tipo la seguo un botto assiduamente. Poi tipo ho smesso di seguirla la cazzo di cane, una tipo delle ultime live era tipo una. Era una Chama Cooking misto al classico video di Lore dove tipo lei si lamentava dei denti. Cioè che dopo questi mangi la merda, cioè c'è di aver paura del dentista quando ti mangi le tarantole. Cioè ti mangi roba che seriamente fa paura. E poi sei veramente un dentista. A proposito di dentista, oggi sono stato e Gesù Cristo a Roma facevano 40 gradi. Cioè, non ho mai visto un posto che faceva 40 gradi. Cioè, cazzo, è eccessivo pure per Roma. Se tu ci squagli. Poi a proposito di squagliarsi così, ci sta tipo Ina, cioè, tipo di posto di tutte quante, diciamo che stanno insieme, che ne so. Eh no, Gura e Calliope stanno insieme, il viaggio, così. Che ne so, ci sta Amelia e Chiara che stavano al Love Hotel insieme. E poi poi ci stava cosa?
Qua sto esplodendo male, ma perché non mi attacca. Perso un botto io perché non mi attacca. Non mi fa correre, non mi fa muovere. No, Yance. Vaffanculo, sono morto. Livello 10. Oddio. Muova tutto più veloce. Tipo, tutti quanti si so. Chiara e Amelia all'Ovotel. Calevo e Gore in macchine. E poi ci stava Ina. Ina moriva di caldo e basta. Così. Achan, cosa mi deve vendere Achan? Ah, è tipo la taglia di seno, giusto? Il gacha dei personaggi. Allora, verranno presto. Allora, Fubuki mio. Rushia. Oddio, Okai. Oddio, Okai la voglio. Okai è la mia preferita. Okai è la mia preferita a livello di voce, a livello di tutto. Troppo tenero. Yolomif e Conceal Project Hope. Posso comprarlo? Mi sa di no. 1000, mi sa di non posso. No, ok, mi sa che non c'ho abbastanza soldi. Armature? Oh, l'Elite Lava Bucket. L'Elito. Oddio, sarebbe figo, cioè, qua ci sono tipo il ragno e la tarantola di Acciama. Crea una cosa di miasma intorno, facendo danno lentamente ai nemici, è figo. Allora, il lava bucket fa danno lentamente e mi raccomando, mettete il lava bucket nel calderone. Quante volte gliel'hanno detto, quante volte ci ha provato e non ha mai capito che la stavano prendendo per il culo. La bomba, ecco il BL che orbita attorno ai libri, cioè intorno al personaggio ed è mixiabile con la Psycho X. Perché non lo so, cioè secondo sui 6 i fantasmi hanno paura della roba zozza, della roba sconcia. E quindi praticamente tipo si è messa a aprire e gli avete la sorella per casa. Non lo so perché c'hanno. Non lo so che cazzo di fantasmi ci sono in Giappone. Fire a fast piercing tail, targeted da random target. Ah, la coda di Asakoko, mi dispiace però Koko ormai nel nostro cuore e mi sono battuto sul petto proprio per cacanata vibe. Il glow stick, che è il classico coso da fan. Ok, zona è tipo un boomerang. Il sake di Lemi. Ok, c'è lo shield. Ok, il body pillow. La carta di credito. Le cuffie. Ok. Ok, il passo. La maschera. Il Nightly Milk. Oddio, il latte di Noel. Oddio. Piccola cosa, io volevo prendermi il liquore al latte che vendeva Noel. L'avrei voluto prendere, ma 90 euro in Italia col cazzo che ti pago una bottiglia di liquore. Però secondo me ne sarebbe valsa la pena. Io e i miei amici avremmo fatto delle sbronze con quella merda. Cioè, sarebbe voluto tipo acqua minerale. Oddio, non so se prendermi questo. Enter, mi sa che non posso prenderlo. Se non c'ho soldi, se non posso comprare. Oddio, HP max. Il cooldown. Non c'ho abbastanza soldi per prendermi niente, mi sa. La leaderboard che sono. Vabbè, qua sono tipo, diciamo, tutte quante le cose. Allora, io voglio provare adesso. Oddio, chi provo? Devo andare tipo a livello del più preferita, meno preferita. Gura o Chiara? Prova un attimo Chiara. Prova un attimo Chiara. Più che altro diciamo che il tempo qua mi sa che è rallentato per il fatto del lag, quindi non lo so. La velocità a cui dovrebbe girare su un computer decente, visto che qua mi dice il 47% di CPU è utilizzato per streamare.
Forse dovrei dargli tipo un pochetto più di CPU al gioco. Oddio, Chiara è figa. Chiara mi piace. Chiara mi piace, ci sta. Takanashi Chiara, aggressively gay. I don't like sushi and that's okay. Ed è già il primo potenziamento. Ok, lo scudo. Ok, il cibo, il glow stick. Tanto mi prendo lo scudo. Se no, ok, ma ha subito danno per 10 secondi. Ok. Dovrebbe diminuire il danno subito, quindi ci sta. Il danno dimezzato ci sta sempre. Questi 30 secondi stanno durando una vita. Cioè, io se utilizzo Amelia, come cazzo va, scusa? Più che altro, più mi avvicino ai nemici, più vanno lenti. Cioè, mi prendo Amelia, si stoppa il tempo. Allora, gli shrimp hanno meno vita. Dio santo. Qua non mi fa muovere, ecco. Ecco perché non mi faceva muovere. Troppi nemici. Ma non c'ho. Non mi fa muovere in avanti. Non mi fa camminare. Letteralmente sta andando a scatti. È un minuto da 10 minuti. Sta cosa qua è insostenibile. Oh. Non so perché mi va così a scatti a volte. Ah, ecco perché doveva caricarmi l'orda di sti cristi. Di sti polletti. Dancer? Ok, dance. Moving gradually increase damage. Muovendoti lateralmente aumenti il danno del 2% ogni secondo. Up to 40% buff increase. Ok, 20%. Oddio, intanto qua mi potenzio l'arma mia. Ma è una patata. Ah no, è un pezzo di terra. È una patata. Non lo saprò mai. Ok, è una tomba. È una tomba, è una tomba, è una patata. È una tomba, è una patata. Ok. Patatine fritte. Sto premendo Z e non mi attacca. Non so perché mi va troppo in ritardo. È impossibile giocarci in live. Cioè, sarebbe figo. Ma penso tipo ci devo giocare normalmente quando non sto in live. O devo vedere un attimo come funziona per la CPU. Perché non so come è impostato coso. Oddio. Qua non mi fa fare, ok. Ok, sto cercando di attaccare ma non mi prende manco i danni. Sto girando. Sto premendo Z ma non mi attacca. Non so perché va così a troppo a scatti, c'è troppa gente, il PC non me lo regge. Oddio, mi prende il lava bucket. Vai il potere delle Little Maiden. Cristo di sacerdotessa. Che poi non so tipo se hanno fatto tipo altre live YOLO Baby. C'entrano tipo insieme. Perché tipo l'ultimo periodo di scuola non ho potuto seguire tante le live in generale, quindi non lo so se hanno fatto tipo qualche collab o qualcosa in particolare. Levatevi dai coglioni, grazie, grazie. Oh, crepate per il lava bucket. Che molti, tipo, un mio amico lo vede come quello là che ha utilizzato Fauna per tipo dare fuoco a una foresta per sbaglio. Quando vorresti punire Mume, ma dai fuoco a una foresta. Cost of Nanchix. Ok, se mi appaiono però i cosi per poter potenziare la roba. E io più che altro qua ho tutti sti cazzafà da raccogliere, ma non va. Perché poi vorrei programmare su sto computer, ma se va a scatti così non penso che possa programmarci giochi. Il mio sogno di creare giochi di merda dovrà aspettare ancora un bel po'.
Pick up range aumentato. Lava bucket 2, aumenta la spada. Aumenta il range del 20%, che non so quanto cazzo sia grande, però ci sta. Non mi carica, c'è un gamberetto gigante. Raga, il meme di... Ah, ormai è morto. Lasciatelo morire, cazzo. Quello stinky puppy shark. Allora, manda... Ok, spingi... Dovrebbe, mi sa tipo respingere i nemici, repelli i nemici. All'interno del cerchio di Yaoi. Non si sa, cioè, come faceva, cioè, si sa a pensare che fosse, cioè, non fosse una cosa strana. Cioè, quando, che ne so, senti rumori molesti dentro casa, non so se è un ladro, un fantasma, ma la prima cosa che fai è prenderli, pometti la sorella e aprirli. E piazzarli in mezzo a casa, ok. Ok, rimando via, rispingo. Non so in parte quanto dovrebbe, perché qua mi segna 2 minuti, ma a me sembra un'eternità. Sto premendo Z, ma non va. Ok. Frontalmente, vai. Ok. E schiattate, stupidi gamberetti. Stupidi shrimpse. Questi spooky scary skeletons con la bandanina. Poi c'è, se sti gamberti c'hanno le corna, che cazzo di gamberi sono? Ok, non riesco a sconfiggere sto gambero. Morte dettata da gamberetti troppo cresciuti. Panino del McDonald's con la mia gang. Dai, oh, è figo sto gioco. Cioè, tra questo e il platform di Amelia, tipo, cioè, Fangiolo Live sono un botto ingegnosi. Dai, ma quanta vita c'hanno i boss? Cioè, poi mi sa che in questa qua manca un boss, è solo un nemico grosso. E non mi fa attaccare, cioè non mi fa muovere, cioè sto laggando a best. Ecco perché sta andando tutto a scatti. Ok, troppi. Però smette di laggare quando arrivano i cosi. Dichiaro, oh mio Dio, se... No. Sto premendo Z, ma non va un cazzo. Fa tutto troppo di merda. Però dai, è allegrotto, cioè almeno per la musica compensa. Tu 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 tu. Ok, quante monete? 100? 125 lava bucket? Sì, ma non ha. Sì, ma non ha. Non, non, non va, non va, non attacca, non si muove. Chiara, muovi quel tuo culo. Si è iscritta in palestra per quale motivo se si muove così? L'ha pure annunciato così, ha fatto una live, cioè un video comunque proprio per annunciarla e poi si muove così. Oddio, no, no, altri tacco, no, altri tacco, no, altri tacco, no. Ah, va bene. Quando tipo ok ci metto un po' per attaccare. Però c'è, quando lagga proprio dal... lagga tanto, è una merda. Qualcosa mi dice che dovrei tipo cercare di farli fuori, ma non ci riesco. Dovrei prendere i punti per potenziarli, ma non riesco a raggiungerli. Perché va troppo a scatti, c'è un'orda di Chiara, c'è un'orda di... Poi
So già che c'è un'orda di Takanashi Chiara o di altri Takodachi. Siete Takanashi comunque di Polletti. Di lavoranti del KFC. Tornate nelle vostre usual room. Non rompete le palle a me. Tanto perché sono pucciosi non vuol dire che non prendo e li voglio ammazzare. Cioè, su. Cioè, perché se no allora pure in Super Mario non ammazzai nessuno. Per un attimo così poi vedo qua. Tanto dico, penso che mi salvi i punteggi e le cose di tutti. Poi un attimo provare cosa le altre. E più che altro qua tipo, è il lag che è la cosa che lo rende brutto come cosa, ingiocabile. Cioè, non so voi come lo vedete, ma probabilmente. Ok, il lag della live probabilmente compensa e fa tipo Pokémon. Effetto Pokémon su DS. O qualsiasi gioco per DS che abbia provato in live. Ok, target and spins back to the player. Oh, l'accetta. Trailblazer. Oddio, Trailblazer, non so leggere. Ok, dai. Ah, ok, quindi vedete, tipo sto giocando a Snake. Venite qui, brutti bastardi. Perché ti sto dando fuoco a tutto? Fauna, se vedi questo qua mi dispiace, non volevo dare fuoco. Cioè, guarda, intanto il fuoco se ne va, non come quello che ha fatto lei. Cercando di rimediare, dando fuoco ancora peggio. Quando cerchi di rimediare un incendio buttando legno nel fuoco. Ok. Diciamo che è più fattibile con la striscia di fuoco. Ok, io mi prendo i BL. Calcolo di utilizzato come abbreviazione di bullshit. Però invece qua sta per boys love. A volte tipo non sapevo se era per la strada di Suisei. All'inizio era per Osho Marin e. Diciamo tutte le cose là riguardanti pure tipo la prigione di Aqua. Come ho fatto a non morire? Sto premendo Z ma non mi attacca, ok. Ok. So già che sta per arrivare una mega horda di nemici. Il miasma, ok. Guarda quanti cazzo di punti sta a fa, ok. No, ok, l'accoppiata sui 6, Chiara e cosa? E Acciama è devastante. Oddio, vorrei vedere tipo una live in cui Chiara e cosa e Acciama magari tipo cucinano, fanno tipo qualche dolce, qualche stronzata insieme. Secondo me tipo c'era una cosa fighissima. Aumenta l'area il 15%. O no, io mi prendo le code di Asacoco. Che poi ci stanno varie forme qua dell'Asacoco o di prodotti di coco in generale. Cioè, per una persona che si è inventata oltre la sua coda stessa come il prodotto da vendere, che ci hanno fatto i peluche 80 centimetri più o meno, non si sa quanti siano in realtà. La punta della coda non conta, cioè la base della coda non conta. Dai. Sto cercando di farli fuori, ma vabbè, non ci sono riuscito, mi sa. Proprio che si è inventato, che ne so, quella che si respira, la versione USB per Roboco, i cuscini fatti di watame, i cuscini fatti di peli di watame, cioè certe stronzate. Diciamo che ha spinto poi Acciama a diventare quello che poi è. Quindi qua accoppia pure Coco Acciama ci sta. In realtà tipo molte accoppiate qua di cui non lo live ci stanno. Ok. Faccio la bomba. The fucking bomb. La holo bomb. Povero studio di Hololive, se come lo rappresentano gli holograffiti, so cazzi.
Io santo. Non riesco ad ammazzare sti gamberetti giganti. If not trying taking any damage. Ok. Ok. Io qua continuo a prendere tipo roba che lancia. Io continuo a lanciare merda. Ma non si muove sopra, non. Cioè può prendere troppo danno. Ok. So perché mi lag. Ogni tanto lagga proprio troppo. Quando dico troppo intendo proprio troppo. Scudo. Ok. Aumento l'area del mio miasma. Faccio morire qualsiasi cosa nel raggio di chilometri. Probabilmente soltanto manco al. Cioè manca la vista solo all'odore. Apriamo. Nuovo pacchetto. Oh, potenziamento, che cosa sarà? Le cuffie. Ok, ovviamente quando vengo colpito, creo un'onda d'urto che butta via i nemici. Oddio, non mi viene in mente a chi potrebbe appartenere. Non mi riesce a venire in mente. Poi cioè, sto così, non riesco a concentrarmi più di tanto. Che poi a vedere bene qua il body pill è di Iago. Cioè il Dakimakura di Iago, che assorbe. C'è il Dakimakura del grande dio Iago. Colui che ha creato questa fantastica compagnia di boh, comiche. Non mi viene manco da chiamarle idol. Cioè, perché non lo sono. Cioè, se lo fossero più o meno, li chiamerei così, però. Sì, il boh, 10% lo sono effettivamente. Manco. 3, 2, 3. Azuki, cosa. Cioè, diciamo, le prime proprio che sono state introdotte e non lo so in realtà tipo chi potrebbe essere considerato effettivamente idol. Che neanche Iris, cioè, ormai lo è, ormai non la viene manco considerata. Ormai dopo il coso là di. Cioè, dopo le live fatte con Calliope e. Cosa? E Belz ormai non me manco vengono considerare più idol. Se metti pensa Sora. Sora Azuki. Cioè, e basta, vengono considerate idol. Adesso per quanto ci metti, sì, più o meno dipende. Cioè, perché c'è sta gente come tipo Amelia che non sapeva cantare. Quindi boh, è quel. Boh, non si sa neanche come. Cioè, non è un requisito tipo saper cantare. Oddio, tipo hanno preso gente che era tipo al. Ah, boh, tipo Subaru e quello. Ah, boh, ho fatto un incidente, ho perso la casa e quindi tipo sono diventato un idol. E ti dico, tipo, che cazzo vuol dire? E se tipo, boh, sì. No, 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 troppa roba, troppa gente, ci stavo. Da nuovo potenziamento adesso. Ok. Aumento un altro libro, dovrebbe tipo tenere i nemici lontani. Secondo me è una grandissima stronzata, non funziona così nella vita reale. Non ho mai visto un prete utilizzare libri erotici per esorcizzare i demoni, quindi non penso funzioni così. Non ho mai visto l'esorcismo avvenire in quella maniera, però boh, in Giappone forse è diverso. Funziona tipo la panty stalking. Non riesco a ammazzare sti cosi, sti tacodaci armati. Oh cazzo, però sto andando attorno a quelli buoni, diciamo, di tacodaci, quelli normali. Vabbè, appena prendo poi mi baffo la spada.
Però minchia, quanto grosso sto fuoco, un incendio. Cioè, cazzo, manco in assai seriamente ha preso così tanto fuoco. Oddio, oddio. Che poi, oh, c'è cioè, lava bucket, però non prendo danno perché sono immune al fuoco. Grandi poteri di essere una fenice. Immunità al fuoco. Ok, no. Io ho una cazzo di paura fottuta di sto coso. Ok, nuovo potenziamento. Ok, il raggio comunque di peso. Ok, di oggetti 20%. Io uso il danno. Ma che poi guardando tipo non era il... Oddio. L'inventario, però era tipo la cassa che avevo preso, quindi no, che okay, non c'è un inventario per vedere che cazzo c'ho. Sto morendo male, help me. Stupidi taccodacci. No, dai, no, non mi hanno fatto la chiusa, mi hanno fatto la chiusa. Meno male che c'ho le cuffie, meno male con le cuffie della Torust. Meno male con le cuffie della Toast. Facendo male le dita a fare così. Non riesco ad eliminare Ina. C'è il Takodachi grosso, l'ho eliminato? Eh sì, vabbè. Ma come faccio a prendere la cassa? Voglio prenderla. Mi butto in mezzo all'orda di nemici. La raggiungo, la raggiungo, la raggiungo! Non importa che muoio, voglio aprire la cassa. Ok, nuova cassetta, quante monete? 86, ah ok, no. Mi sa che muoio per il nulla cosmico, vabbè. Ok, vabbè dai, game over, ci sta. Che altro sto laggando uno schifo. Il menu, quanti soldi ho? Non posso ancora prendermele. Ah, però non vedo tipo l'ora che escano le nuove. Perché io Kaio la voglio. Io Kaio la voglio con tutto il mio cuore. Stavolta invece voglio provare. Allora, ho provato Calliope e Chiara. Adesso ci manca ancora Ina. Gura e Amelia, oddio, a livello di preferite. Io allora, per ora ho fatto tipo a livello di preferenze, quindi adesso parto di Gura. Oddio, figa Gura. C'è un regge lunghissimo, cazzo. Però mentre tipo Chiara era un po' più lungo, cioè era un po' più largo, con lei è più stretto. Lei è proprio... Vabbè, è un tridente, cazzo, mi aspetto. Vai, vado di qua un attimo. Già ricomincia a laggare? Oh, sono due shrimp. Non è che... Cioè, sto premendo Z di gioco. Oh, guarda qua. Però me la mettono una statua di Yago a casa mia. Cioè, tipo i miei zii che c'hanno tipo le statue, che ne so, della Madonna. Io mi metto quella di Yago. Ma che è quella della statua? Il mio dio. Non saprei come ringraziarlo. Ma come devo abituare a Gura? Gura non mi... Preferivo Chiara. Chiara mi ci trovo meglio. Oddio, dai, non mi sbloccare. Ok, gioco. Ho preso... Devo prendere... Manca solo uno. E ci dovrei avere il potenziamento. Frega un cazzo. Ok, cos'è? Tridente? Io più che altro voglio della roba. Ok, il cibo. Il potere di Atalante, ogni 10 secondi crea un... Ok, un vortice che affoga il target. Oddio. Oddio, però voglio l'Uber. Oddio, la pecora dell'Uber, l'Uber ship. Lo vorrei tipo pure io su Minecraft, diciamo, l'Uber ship. Oh, sto premendo sopra, gioco.
Oddio, lei bisciotte nemici, però se attacca, Gura, se Gura attaccasse verso il basso. È che non, ogni tanto non attacca, non lo so perché. Io non mi posso potenziare perché non vado, non attacca, non il non. No. Oddio, Shark Bite. Chomp chomp. To place one bite mark. Massimo 5. Ok, mi prendo qua. Praticamente mozzico i nemici. Però io però sto premendo il tasto per attaccare, vado avanti però non va. Tanto il timer è questi 10 minuti. Il tempo viene tipo quadruplicato perché per il lag il tempo viene quadruplicato. Ok. Non so perché ogni tanto lagga così tanto. Io non riesco a giocare con questo lag il raggio così basso. Vai. E non riesco a prendere i potenziamenti. Ok, guarda quel bel panino, grazie Watame. Panino d'agnello, il mio preferito. Non mi mangio più gli agnellini a coso qua, le pecore. Non mangio più, mi dispiace Watame. Mi dispiace guardarmi di averli mangiati prima. Ok, BL. Danno del tridente. E sta laggando troppo, non va verso il basso. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, è 1,38 da qua 20 secondi, cazzo! Aiuto! Non ce la faccio! Il PC non mi regge il gioco! Voi probabilmente per il lag che io ho vedrete, diciamo, abbastanza fluido. Cioè, rispetto a quello che sto vedendo io sullo schermo adesso. Cristo di Dio. Solo uno di bite mark, eh? Allora, io scappo potentissimo, scappo forte, io scappo troppo. Piccolo Shav, che piccola Goomba, piccola Gooba. Oh no, Gooba. E però l'attacco non si è parte di win automatico. Poi il lag me li fa partire tipo mezz'ora dopo. Neppure il lag me li fa partire dopo. Oddio, ho paura adesso ci sarà pieno di piccoli polli. Dio, sarpino di laboranti del KFP. Tornatevene in cucina. Cioè, immaginate che quella dovesse combattere contro gli stessi fan. Oddio, che non è diverso da quello che più o meno succede in ogni live. Ah, mi è partito tipo un polmone. Devo imparare a respirare quando parlo. Mi fa un live. Che studio devo imparare a respirare. Ok, adesso la gara 20 volte di più. Gura, fai partire sto cazzo di bite mark. No, non lo fa partire, cazzo. Quello che più però si popola, più sta così. Più non riesco a potenziare perché non riesco ad andare a prendere gli oggetti. Più muoio in fretta. Oddio. Ok, sì. Ok, sto riuscendo a scappare. Sto continuando a premere il tasto ma non attacca. Ogura, cioè attacco in automatico, va e botto lenta a ricaricare. Ci sta mettendo troppo a schiattare. Io non riesco a salire più di livello 5, del livello 5 perché va troppo a scatti. Io più che altro tipo in live penso tipo che più che altro trovo tutti i personaggi, poi me lo gioco un po' off camera. Che so, tipo pubblico, magari tipo i record che faccio online. Perché qua tanto vale che schiatto che non riesco a fare niente. Non va troppo a scatti, non riesco. Il PC non me lo supporta in live. Ovviamente ho tipo il 50% della CPU. E non va. Vai, attacca. È da un'ora che non riesco a potenziarmi.
Non attacca, Gura, sei lenta. Ci voleva Corone Sonic qui. Ci voleva Corone Sonic. Sto spammando la Z perché dovrebbe essere il tasto per attaccare, ma non attacca. Mi sono incastrato in un paletto, Oh no, step, I'm stuck. Ma sta ancora facendo l'animazione. Oh. Minchia, quanto cazzo ci vorrà fare l'animazione di morti. Oddio. Ah, fa malissimo. Non devo mettermi con le gambe incrociate, col ginocchio mezzo morto che c'ho. Vabbè, aspetterò poi dopo quando mi dovrò alzare, perché se no il ginocchio me lo ritrovo per terra di nuovo. E this is not bueno. Play shop, play. Allora adesso andiamo con Amelia. Ok, a livello diciamo di preferito non è il massimo, però ci sta Amelia. Oh, sta puntando l'alto. Ma non spara verso l'alto. Che spara solo orizzontalmente Amelia. Oddio, sto raggando a bestia. Ok, si spara solo orizzontalmente. Ok, sì, è solo orizzontale, ok. Apporato questo. Non so di definirlo scomodo o comoda come cosa, perché se mi arrivano i nemici in verticale non so cosa inventarmi. Cazzo, vai Amelia. Ok, FBS Mastery. Ok, quindi quella. Ok, pistol shoot. Ok, io mi prendo di nuovo la cosa là di cosa? Di Hachama, perché ci sta sempre. Ci penso dopo allo sparare, adesso ci devo pensare più che altro al sopravvivere e raggiungere il prossimo potenziamento. Ok dai, penso di raggiungerle, penso di sopravvivere, non penso sia male. Pam. Ok, più che altro l'ultima volta che da destra a sinistra. Ok, il crit di Alit grazie alla lente di ingrandimento di Amelia Watson, la nostra magnifica detective inglese mangiatrice di budini. Vai. Nostra piccola gremlin, a volte wholesome, a volte no. A volte quella diciamo meno bottom left di tutte. Ma non mi ha sparato, però ha evitato almeno un pollino. Che poi diciamo, per come sono fatti i polli del KFC, cioè del KFP, in realtà sarebbero tutte femmine. Però fisionomia. Quelle usate nei video di Chiara. Quindi tecnicamente c'è. Sta ammazzando tutte le sue fan. Bastarda. Che Buba. Se premo P. Cioè, è inutile al cazzo, però posso accarezzare Buba. Buba. Cazzo, oddio, che effetto fa. Il Carabai fa un botto male, ma se faccio P quindi fa un attacco a. No, ok, no, buba, attacca, abbaglia. Cazzo si uppi, buba. Buba, ti voglio un botto, vieni qua, piccolo cane. Aumento i proiettili della pistola. Vieni qua, buba, non ti separare da me, non morire, buba. Boba. Oddio, perché altro avevo così tanto? I secondi sono ore qua. Mi dico, no, sono vissuto, no. 20 minuti, Io sto tipo, bro, io un minuto qua vale come 10. Non riuscirò mai a andare avanti qua. Però diciamo che Amelia è quella scomoda,
Ma è quella, diciamo, con cui non mi ci trovo troppo male. Forse era meglio Chiara. Chiara era la migliore. Buba livello 2. Oddio, danno 25%. Guarda, oddio, io mi faccio un pochetto di cibo. Non punto solo sull'attacco. Oddio, mi devo avvicinare. Buba, non andare a saltarellare in giro. Aiutami, Buba. Stupido cane. Stupido cane, mi fai sembrare un mostro. Buh, buh, buh. Vai il leone, il cane pipone dei poveri. Aiutami qua a fare fuori questi gamberetti cresciuti. Questi gamberetti sovrasviluppati. Tu. Criticalit, oddio, lascia il danno critico. Oddio, aumento un attimo il critico, poi dopo se mi aumento il coso di Buba. Piccolo Buba, aspetta che ti raggiungo. C'è una freccia grossa, c'è una freccia troppo grossa, io la voglio. I want this big freccia. Posso? The big arrow. Ok. Aumenta il miasma. Ok, qua devo sopravvivere. Ma voglio farli pure fuori questi, perché se no so cazzi. Ok, ho trovato la tecnica. Ok, fanno più danno. Ok. Ok, dai, sta partita qua sta andando bene. Amelia non è male. Pensavo fosse molto peggio Amelia. E invece c'è, già mi sono abituato a prenderla. Lava bucket, lava bucket. Il mitico secchio di lava. Il secchio da calderone. Però non so bene se quella cosa del calderone non funzionasse per il fatto che tipo fosse in sulla Java e non la Bedrock. È proprio tipo lei che non fa funzionare. Cioè, è proprio lei che non ci riesce. Mi piace pensare tipo che non c'è cioè, un amico non ci riesce. Non ci riesca. Oddio, 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 oddio. Pistola. Ok, aumento il danno. Sto campando abbastanza a lungo. Non è male Amelia. Diciamo, è quella con cui sto riuscendo a fare più roba. Dio, mio padre mi ha aperto la porta. Dovrei andarla a chiudere, però. Qua rischio di schiattare. Cioè, ok. Il volume alto della stanza di fianco con la televisione. Quando sto in live. Da dire il no, che se parte la musica col copyright, io prendo il canale e fa ciao ciao. Il canale se ne va a puttane. Ed è meglio di no. Oddio, sta andando troppo avanti, vero? Però ti vuoi vedere, amico mio, qua quanto cazzo aveva fatto. Fatti vedere qua. Comunque hai trovato fame, un attimo di tipo qua se si vede il timing, il tempo. Che 17 minuti, vabbè più che altro non c'è il lag. Non c'è il lag, Gesù Cristo, impanato del pollo fritto, grazie al cazzo sopravvivi. Poi avrai pure altre modalità. Perché con il lag che ho qua non riesco a sopravvivere per troppo. Perché altro che faccio durare poco sta live? Tanto di poter voler provare, tanto per. Tutturuttu. Sium, oddio, non ho tacco daci. Tacco daci. Tacco. Allora, vorrei provare ad ammazzarli, però non ci riesco. Ok, no, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, che palle.
Cioè, bella, buona musichetta in sottofondo. Mo non mi viene di preciso cos'è, sembra di Bold Dreaming Choo Choo, però non vorrei dire stronzate. Non vorrei sparare puttanate. Sempre paura di dire stronzate, quindi boh. Ma raccogli oggetti, Boba? Boba, ma raccogli gli oggetti, piccolo cane. L'hamburger, il borgar di Fubuki, il borgar di Fubuki, di Fubuki. Nah, pisa. Vai, vai. Ok, quello del doppio, il critical hit. Oddio. Yabbe, yabbe. Ok. Faccio un botto di danno, ok. Fortuna. Un proiettile spara da caso. E non ci riesco a fare così. Aspetta, vai. E non riesco a sparare dal lato suo. Sto morendo. Però è fattibile sopravvivere. Non forse così, ma è fattibile sopravvivere. Se riesco a sopravvivere. Però, Dio, il fatto che praticamente con, diciamo, Amelia sono riuscito a sopravvivere è tanta roba. Fece un botto. Oddio, però schiatto, però lo voglio prendere. Voglio portarmeli tutti dietro e poi farmeli seguire in verticale. Se me ne sbatta il cazzo di potenziarmi ancora. Sì, ma non me lo butti il Borgar di sotto il Takodachi, sotto il culo del Takodachi. Ah, però dai, oh. Forse riesco a rollarmi qualcosa. Aspetta. Cos'è sta roba? A skill setting. Ma vattene dello shop, quanto c'ho? Ancora niente, ancora non mi posso permettere un cazzo. Ah, io vado di ultimo coso di Iena. Allora, questo qua tipo sembra qualcosa uscito fuori tipo da un hentai brutto, però ci stai. È un mega tentacolozzo, cioè più che altro tipo, sto tipo di portali così mi fanno venire in mente A, un'animazione che ho visto su di lei, B, Bayonetta. Non so perché sui tipo di portali così, è tipo il drago di capelli di Bayonetta o il pugno di capelli. Insomma, Madama Butterfly. Fa venire in mente Bayonetta. Lì ci sta. Non lo so tipo qua come andrà questa fantastica run con Ina. Forse tipo, la riconsidero. Questa piccoletta. Più che altro diciamo è quel blastego veramente poco, solo qualche spezzone. Qualche live in cui disegnava, però veramente poco. Non so, cioè, potrebbe meritare di più perché a livello di voce mi piace. Però non lo so, cioè, non c'è manca quel qualcosa che mi attira, è tipo Sana. Ma manca quel qualcosa che mi attira, quel qualcosa che mi fa dire cazzo devo vedere. 150 px increase attack by 5%. O più ogni 5 secondi. Oddio, non lo so. Oddio, non so quale ho preso. Ok, sì, ho preso quello, perfetto.
Quando lo sai, lascia il decidere al gioco che cazzo di potenziamento avere. Mi sono ficcato in una situazione un po' di merda. E mi va avanti. Allora, il figo che colpisce pure in obliquo. Mi aspetta da Amelia che è solo laterale. Ok, non mi sta attaccando per qualche motivo. Allora, pensavo di attaccare e fare più danno, però va bene. Faccio il miasma, che ci sta un botto, tipo, come aura di cosa? Porco Giuda, ho fatto una strage di polli! Polli fritti per tutti! Ok, il vuoto. Non so cosa faccio, non ho letto di preciso cosa faccia, che tipo di buffa dia. Però mi sa che tipo aumenta i danni entro una certa zona. E tipo il coso là, come si chiama in Smash Bros, quello là di Wii Fit. Che tipo al, boh, respira. Allinea il baricentro per il baricentro per poter poi avere attacco e velocità aumentata. Tipo il tipo di stronzate, tipo di buff. Uber ship. Oppure. No, prendo questo, prendo il coso, il libro. Oh mio Dio, ma è morto? Cazzo fa il. Ah, spawna. E che non è tanto chance. Ah, ok, quindi tipo è un tacco d'ace ma che non fa male. È figa come cosa, però non capisco l'utilità di preciso. Ho creato The Void, però sto tipo morendo. Ho creato una breccia. Ok, sì, seriamente rende tipo gli avversari, diciamo, innocui. Che bello! Guarda che belli, mini Takodachi! È l'anima di tutti quanti i fan convertiti alla sua religione, non religione. Più che altro quelle religioni sono quelle là di cosa? Di Acciama, di Laplace, più o meno il culto di Mumei, più o meno. Più che altro c'è Acciama che se la prende più di tanto, il resto se ne sbattono. Non prendo, non voglio circondare di BL questa povera, povera wholesome idol. Probabilmente è l'unica che non è Liud. O non lo è così tanto come le altre. Oddio, anche se diciamo dipende. Non è attorno allo live English, ma lo è attorno allo live Japan. Quando nella tua generazione non è nessuno. Ma praticamente è un'anime di tizie giapponesi. Non so se definirsi sfortunata o fortunata, visto che tipo le sue shippe sono un po' con chiunque. Ok, aumento il crit rate per il 10%. Per 10 secondi, non ho letto il 10% di secondi. Ho letto soltanto che c'è, aumenta qualcosa, perfetto. Non diminuisce niente, perfetto, lo voglio. Allora, devo sopravvivere più di 4 minuti, che è il tempo che ho fatto con Amelia. Poi, oddio, mi sa che l'ho provate tutte intanto in sta modalità. Perché sì, mi sa che l'ho provate tutte poi. Vado. Dai, che sto sopravvivendo decentemente. Voglio sconfiggere il grosso shrimp. Più che altro non so quanti sono quelli innocui e quanti no. Voglio fare fuori intanto quest'orda di nemici. Però mi ci vorrà ancora un bel po' per potermi potenziare. Oddio. Zeta, vai. E ancora no, mi sa che mi ci vuole un botto.
Oddio, guarda quanti cazzo di scheletri ci sono. Fammi passare, please. No, c'è troppa gente, troppa. C'è un'orda troppo grossa di scheletri e cose. Oddio, no. I deadbeats. Diciamo che una tipo delle prime di All of English che ho seguito è stata Calliope, appunto. Non so perché, cioè, mi piaceva Calliope, mi era simpatica. È simpatica. Anzi, più di così faceva magari rodere un po' più il culo per alcuni commenti, così tipo si incazzava. Sto continuando a aumentare il velocità e danno del tentacolo. Il tentacolone più veloce del West. E ancora però non riesco a fare fuori sto gambero. Non lo so che cazzo è che non ci riesco. Boh, non ci riesco. Vai. Oddio, monete. Ma io non so se posso penetrare questa barriera di gamberi, perché qua il 90% sono tutti tacodaci. Ok, ti posso. Guarda che cazzo sto creando. Guarda cosa sto creando. Guarda. Cioè, ok, no, Ina su sto gioco qua mi sa che è la mia preferita. Attacco. Ok, questa qua mi sa che Ina ho trovato la mia preferita. Mi sa che ho trovato la mia preferita. Devo utilizzare lei in live, non tanto. Dio santissimo. Guarda, questo gioco di una freccia che mi indica. Oddio. Però posso prendere i punti. Però devo prendere la freccia. Ok, io allora seguo la freccia. Dove mi sta portando sta freccia? Ah, ok, no. Ah, no, è la mia di freccia. Sono rincoglionito, scusate, pensavo fosse un'altra freccia, invece no. Era la mia. Oddio. Ma sono più grossi o mi sbaglio? Ok, pack opening più grosso di HoloLive. Tun tun tun. Ma come il più grosso di Twitch. Ok, c'è ancora il veleno. Asacogo o lo bomba? Asacogo. Oddio no, però se mi faccio questo qua che rallenta i nemici. Per quello che vedo sto sopravvivendo abbastanza a lungo. Cioè sto facendo il miracolo. Il potere di Ina. Dai, mi prendo un'accetta, mi prendo qualcosa di nuovo, basta. Basta potenziarmi, posso, voglio pure fare qualcos'altro, voglio pure prendere qualche altro oggetto a provare. Almeno tipo da provare tipo in combo. Oddio, ce sto facendo. Allora, il mio obiettivo più che altro è sopravvivere più di 4 minuti. Non so come funzionano gli stage qua. Dove devo andare, cosa devo fare. L'unica cosa che so è che ci devo. Cioè. Ce la sto facendo a sopravvivere, questo è l'importante. No, tacodaci gigante. Il boss. Ina, devi attaccare davanti. Ina, non devi attaccare di lato. Ok. Dai, polletti. Cioè, ok, cioè, dove fa a sopravvivere i polletti?
Oddio, albero, balbalbero, albalbero. Ok, però ce la faccio, ci riesco. E 4 minuti, così ce la faccio. Poi dopo ci provo pure senza tutto sto peso qua sul PC della live e vedo di quanto riesco a resistere. Dai. Ok, ce la sto facendo, dai, dai, dai. Devo fare solo fuori sto Tagodachi. Ok, ce la sto facendo. Però dai, pucciosina Ina con i tentacoli che tipo si muovono quando le si muove. Mega polipo, il mega calamaro. Io tipo vorrei tipo fare una fanart di Ina versione Splatoon. Secondo me molti l'hanno già fatto. Ok, ah no, ok, no, non ho ancora reso il mio my friend. Non riuscirò mai a farcela. Ok, dai, devo soltanto ammazzare sti cosi. Dai, ce la posso fare, ce la sto facendo a sopravvivere. Ok, vai. Ma quanto dura? Quando finisce lo stage? Quando è la fine dello stage? C'è la fine di uno stage? Si ripete? Procedurale? Come cazzo funziona? Ho scelto la modalità stage o ho scelto la modalità sopravvivi finché puoi, pezzo di erba. Gli angioletti. Mi dispiace, non c'è spazio per voi. Ho uno verde. Ah, oddio, no, ci stanno sti cosi cattivi. Perché sono. È presente attivo perché è nero. Anche se pure quelli là bianchi mi stanno attaccando. Però sono palesemente più cattivi loro. Il nero è palese segno di malvagità in questo gioco. Ok, l'attacco dei tentacoli. Ok. Devo senza cure, senza un cazzo sto sopravvivendo. Più che altro qua devo fare lo slalom tra i polli e i tacodaci. Cos'è questi qua verdi? Aumentano di più la cosa? Perché questi qua me lo danno verde al posto che blu? Che cosa cambia? Cosa cambia? Non lo saprò mai. Spero sicuramente non riuscirò manco a fare una pull per questa live. Quanto tempo ci vuole tipo a te ridere indietro il tentacolo? Abbiamo più che altro il fatto che vada un po' a scatti. Peggiora tutto, oddio. Ok, è morto. 3 pacchi? 3? Mi stai dicendo adesso 3? Oddio. Però mi sa che schiatta adesso. Cibo. Come cazzo sto sopravvivendo così tanto? Il miracolo. Il miracolo dell'amore, dell'amicizia, della famiglia di Hololive. Oddio santo. Cercando di farli fuori ma non ci riesco. Ok. Devo fare solo lo slalom. Ok, danno da tentacolo, accetta. Ok, sto prendendo tutto quanto. Ok, la Sakoko. Lo speed up. Cioè,
Cioè, oddio, che poi con l'ag non è che mi aiuta più di tanto, ma diciamo risulto un po' più veloce rispetto ai nemici e già è tanto. Dai, io che ho. Ah, io devo dire, allora, Amelia e Ina sono tipo quella con cui mi ci trovo meglio. Sono quelle che risultano le migliori su sto gioco. Vabbè che adesso sto gioco sta andando a 3 FPS. Pure di meno. E guarda che adesso almeno il gioco ti dico va a 3 FPS e riparte, eh. Cazzo sto gioco. Mi sento gli sviluppatori di sto gioco, che lo cambiano mentre gioco. Aumento il pick up range, una cosa che avrei dovuto fare tempo prima, però sti cazzi. Ok, aumenta ancora di più il danno del tentacolo. Ok, e c'ho le coordinate dell'infermiera. Dell'infermiera Choco. Che ovviamente grazie a Choco diciamo comincerò ad apprezzare gli ASMR. Perché altrimenti sento un coso tra Choco e Okayu. Cioè, diversi tipi di ASMR. Poi vabbè, ci stanno, ho scoperto poi di altri canali, di VTuber e non. Però diciamo i principali con cui ho conosciuto sono stati Choco e Okayu, quindi non vedo pure l'ora che ci sia Okayu. Diciamo che Choco lo seguo tipo relativamente poco, soltanto tipo per qualche live di cucina, qualcosa con Luna e Subaru e i photoshoot perché sì, perché c'è i set fotografici li voglio vedere. Cos'è? Aumenta il danno critico. È fantastico però tipo sto. Io sto sopravvivendo troppo tempo, cioè. Io avrei mangiato molto di meno. Allora, ci sta tantissimo, oddio. Oh, cazzo, cazzo, cazzo. Oddio, oddio, oddio. Fatemi passare, fatemi passare. Sgomberate la strada, please. Per favore. Buba! Oddio, che cazzo è Cursed Buba? Cazzo, è troppo forte, è troppo forte, è troppo forte. È troppo forte. No, no, no. Fan di Amelia sono troppo forte. Sono troppo forti sti cosi. Che poi domande sono di Iris questi? Una domanda, perché non mi pare di averli mai visti o non me li ricordo. Quindi devo io chiedo se sono fan di Iris. Cioè, perché non mi viene in mente. Cioè, perché con queste cornine qua soltanto Iris mi può venire in mente. Sì, con queste cornine qua soltanto Iris. Non mi viene in mente nessun altro. Con le cornine in questa forma qua tipo un po' asimmetriche. Mi viene in mente soltanto lei. Cazzo sto morendo. Stupidi boba! C'è un anello di gamberetti. Ce la posso fare a scappare di qui? Non ce l'ho fatta! Ho 7 minuti e 7. Io la definisco quasi una vittoria, dai. Forse riesco a fare un pull. No, aspetta. Shop quasi. Ai gamer e Giappone, vabbè, poi dopo vengono. Ah no, non lo so perché le speranze devono ancora essere. O magari lo devo ancora sbloccare io. Oddio, provo un attimo con te e provo un attimo la Endless Mode. Dovrei poter guadagnare comunque. Vorrei un attimo riprovare con Chiara e vedere cosa se la mente non mi ci trovo e proprio
C'è Ina che è sbroccata male, rotta in culo. Calliope non mi ci trovo più di tanto per il lag, però diciamo quel... Potrebbe essere forte, oddio. Parlo del lag e mi incastro nella merda e comincio ad andare a scatti. Comunque io penso che faccio un attimo sta cosa qua, poi quitto, tanto per provare a fare una pull. Dai, una moneta, una monetina di merda, una cassetta, un qualsiasi cosa. Se si guadagnano monete in sta modalità. Dai, dimmi che si guadagnano monete, ok. Vabbè, se no poi faccio sta partita e poi dopo il resto lo farò off cam. Intanto sti cazzi, non penso che nessuno qua tanto stia qui per guardare a quest'ora. Ok, aumento il danno. Dai, sto sudando freddo, cazzo. Si immagino facilmente. Ma no, è che va troppo a scatti, non riesco a colpirli. Che vai? Quando va a scatti il gioco smette di laggare, eh? Che cazzo è sta mafia? Comunque me la prendo e quieto. E se mi conviene prendere e quando schiatto chiudo la live e vado a mangiare. Non riesco a ammazzare i miei stessi così nel KFP. No, mi sa che schiatto e sti cazzi, ho fame. Sicuramente gli altri di là staranno mangiando. Quindi tanto vale andare avanti finché ci riesco. Senza neanche pensarci troppo. Perché non attacca. Non so, cioè, perché non attacca certe volte. Cioè, che è difficile laggare il gioco, però non fammi attaccare. Ok, vai. Ok, ce la sto facendo, ce la sto mettendo tutta, però vabbè, sti cazzi. Oh no! Sono morto! Oh no! Oh no! Cioè, tipo, oh no! Lo so, infatti mo stavo staccando la live. Comunque, menu. Vabbè. Urr, stacco la live perché è pronto e c'ho fame, quindi beh. È stato un onore stare in live anche oggi. E beh, da me e Scricciolo è tutto. E beh, goodbye, alla prossima live.